Maria a tutti, carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde. E quindi facciamo in modo che cominci a rispondere subito. La prima domanda è di Jerry Ameruoso, che scrive: Buonasera, caro Don Leonardo, volevo chiederle un suo parere per quanto riguarda il riposo domenicale. A breve comincerò un nuovo lavoro in un supermercato e molto probabilmente lavorerò anche di domen. Allora, Don Leonardo non c'è da dare i pareri sul riposo domenicale, perché il parere sul riposo domenicale lo ha dato nostro Signore fin dall'Antico Testamento. Anzi, i nostri cari fratelli ebrei erano e sono molto rigidi sull'osservanza del riposo del sabato, per noi ovviamente la domenica, anche troppo rigidi, perché nostro Signore poi nel Vangelo è sceso diverse volte in polemica con una concezione, ecco, troppo legalistica del sabato. In ogni caso, come si può leggere nella splendida lettera di San Giovanni Paolo II, che è la Dies Domini, la domenica è il giorno del Signore ed è anche giorno di riposo. Quindi la Chiesa, quindi non certo Don Leonardo, fin dai tempi antichi ha insegnato che nel giorno del Signore ci si deve astenere da lavori manuali o servili o anche per estensione dai lavori finalizzati, diciamo così, a scopo di lucro, a meno che non ci sia una pubblica necessità, quindi un lavoro che sia socialmente utile o pubblicamente utile, oppure non ci sia una costrizione. Per cui, per quanto riguarda questa fattispecie, fermo restando il dovere di santificare la festa con l'osservanza del precetto festivo, cosa che è un diritto di ogni lavoratore e che qualunque datore di lavoro deve concedere al dipendente di poter osservare, quindi avere un eventuale orario compatibile con la messa, bisogna vedere se è una cosa facoltativa o necessaria, perché ci sono alcune modalità contrattuali che prevedono l'obbligo del lavoro festivo, altre no, che lo rendono facoltativo. Evidentemente però è un facoltativo che se lavori di domenica è molto più retribuito che negli altri giorni. È evidente che la coscienza di un cristiano, qualora il lavoro domenicale fosse facoltativo, non c'è bisogno neanche di cosa dire circa quello che dovrebbe fare, perché lavorare domenica per fare più soldi, sempre fermo restando il giudizio delle singole coscienze, che è sempre fondamentale, perché è la coscienza che risponde davanti a Dio e non possiamo noi esimerci dal giudizio di coscienza trincerandoci dietro pareri per quanto autorevoli, salvo il caso che non sia la Chiesa in persona, insomma, a pronunciarsi. Quindi, qualora fosse facoltativo, è evidente che c'è una scelta, per così dire, obbligata da fare. Qualora fosse obbligatorio, rimane, ecco, l'obbligo di osservare il precetto festivo, e dopodiché spetta sempre la coscienza del fedele vedere se mantenere quel lavoro, se è possibile cambiarlo. Quindi queste sono cose che poi, nella situazione concreta che ciascuno conosce, deve valutare ed imparare a valutare nel proprio discernimento personale, nella propria preghiera che impara a fare davanti al Signore. Scusatemi un pochino di comincio qualche piccolo problemino fisico, probabilmente dovuto a con l'insorgere di prime piccole sindrome influenzali. Daphne 1976 scrive: Buonasera Don Leonardo, conosce lei le visioni che ebbe Don Guido Bortoluzzi sulla natura del peccato originale, cosa ne pensi? Ho letto qualcosa, quindi non sono un grande conoscitore, un grande esperto di questa materia. Lungi da me l'andare a contrastare, per carità, questo tra l'altro è anche un confratello, quindi non spetta a me dare giudizi su queste cose, ecco, anzitutto. Quel poco che ho letto, diciamo che mi ha lasciato molto perplesso, per certi aspetti anche un pochino, come dire,
sconcertato, cioè a livello mio personale, probabilmente per difficoltà di comprensione, non lo so, non mi convince affatto, insomma, quel tipo di ricostruzione un po' particolare che viene data, insomma, non mi ha lasciato affatto né sereno né gioioso né tranquillo, insomma, per cui le risonanze interiori che hanno suscitato quegli scritti non sono buone in me, quindi. Però questa è un'opinione del tutto soggettiva, ripeto, lungi da me, che poi mi devo trovare dinanzi al nostro Signore che mi dice io avevo beneficato questo mio servo di doni e tu li hai distrutti, per carità, dico, quindi è una cosa, ripeto, fortemente personale e soggettiva, basata su una lettura, diciamo così, non molto approfondita di alcuni passaggi, insomma, che poi a un certo punto, vedendo che, notando un certo turbamento e che mi sembrava abbastanza poco verosimile, ho chiuso i libri. Quindi questo è quella che è la mia occasione. Matteo Chimenti, in quale occasione ci si può rifiutare di somministrare la Santa Eucaristia? Ma questo non mi sembra un problema, una questione che sia, diciamo così, di rilevanza e di utilità per dei cari, non so, meno che Matteo Chimenti non sia un sacerdote che dovrebbe saperlo, insomma, no? Quindi non mi sembra che sia una questione di utilità e propria di fedeli laici, insomma, no? Non c'è molto interesse a sapere una cosa di questo genere. Ecco, in privato, cioè, l'Eucaristia deve essere, non può essere concessa a chi vive in uno stato di peccato mortale pubblico, ecco, e manifesto, perché non si può fare il processo all'intenzione delle persone. Pubblico manifesto è conosciuto sia dalla gente che dal sacerdote che di fatto amministra la Santa Eucaristia. Solo che San Tommaso d'Aquino nei suoi scritti raccomanda che prima di giungere all'umiliazione del negargli l'Eucaristia, cioè la prima volta che succede un fatto di questo genere, proprio per rispetto della dignità della persona, bisogna dare la comunione pur sapendo che si dà sicuramente una comunione sacrilega, e poi chiamare la persona e in privato ammonirla dicendo: guarda che hai commesso un sacrilegio gravissimo, io non ti ho negato la comunione per non mortificarti questa prima volta davanti a tutti, la prossima volta però che vieni sappi che mi costringerai a negarti la Santa Comunione. Questo è la prassi che insegna San Tommaso, che io condivido perfettamente, perché contempera anche le sacrosante esigenze, insomma, di salvaguardia di quel poveraccio di nostro Signore, insomma, che è tanto bistrattato nell'Eucaristia, però anche con come dire, il principio che una persona magari fa questa cosa non rendendosi conto, insomma, per tante situazioni non bisogna evidentemente umiliarlo pubblicamente senza averlo prima ammonito. Riccardo Ghilardi chiede: buonasera Don Leonardo, durante la recita del Padre Nostro nella Santa Messa sono solito tenere le mani giunte al petto, molti fedeli vedo che si danno la mano, si raccolgono con le braccia allargate. Secondo l'insegnamento tradizionale della Chiesa, anche se oggi c'è molto, come dire, c'è molta libertà e molta improvvisazione, durante la liturgia eucaristica lo stare con le braccia allargate, che rappresenta e ripresenta Cristo crocifisso, è proprio del celebrante. I gesti propri di chi serve la messa o di chi assiste alla messa, espressivi della preghiera, è appunto lo stare con le mani giunte. Nulla vieta a un fedele, anche perché questo è attestato, insomma, che era un modo di pregare tipico della tradizione della Chiesa, specialmente primitiva. Quindi abbiamo nelle catacombe il cristiano orante che prega con le braccia aperte, quindi fuori della liturgia sicuramente è consentito, può anche essere una cosa buona, può anche essere un modo con cui attraverso questo gesto del corpo si esprime la propria devozione, il proprio spirito di preghiera. Nella liturgia sarebbe da evitare, insomma, perché
Non si tratta di questione di vita o di morte, non è che succede chissà che cosa, ma ripeto, il gesto dello stare con le braccia allargate durante la Santa Messa, e si badi anche in momenti in cui il sacerdote, insomma, sta con le braccia allargate, anche il sacerdote in alcuni momenti sta con le mani giunte e in altri sta con le braccia allargate, non a caso allarga le braccia quando assume la posa della preghiera sacerdotale di Gesù, espressa appunto dallo stare con le braccia aperte come quando lui era in croce. È cosa che andrebbe riservata dal sacerdote celebrante. Questo almeno secondo la prassi, diciamo così, ordinaria e tradizionale. Non essendo, come altre volte ho fatto notare, esperto in liturgia, non sono molto aggiornato su eventuali novità o cose di questo genere. Adesso, quando uscirà il nuovo Messale in lingua italiana, leggerò bene i pronotanda e ci aggiorneremo bene anche su questo. Inquisitore R. Ecclesi, buonasera padre, cos'è il canto in lingue? Anche questo è un argomento di cui io non sono esperto, perché il canto in lingue so, ecco perché qualche notizia mi arriva, che è una cosa che si pratica nei gruppi cosiddetti carismatici, rinnovamento dello spirito, che ne so, comunità Gesù Risorto e altri. E il dono delle lingue, secondo la Sacra Scrittura, era uno dei carismi dello Spirito Santo, e credo che questi gruppi presentino questa cosa come un particolare carisma dello Spirito Santo. Ecco. Io non ho conoscenza diretta di queste realtà ecclesiali, quindi non mi sento di esprimere pareri. Il giudizio su queste cose qui, e quindi sulla loro attendibilità e quindi anche liceità di espressione nella liturgia o in altri contesti, spetta all'autorità ecclesiastica, insomma, no? Quindi non certamente al sottoscritto. Rosario Scapolatiero scrive: Maria Don Leonardo, la conoscenza della Divina Misericordia per un moribondo funziona anche a distanza di chilometri, grazie. È evidente questo qui, no? Cioè, quando noi preghiamo per un'anima del purgatorio, altro che chilometri di distanza, no? Certamente quello che conta nella preghiera è l'intenzione, non è, come dire, lo stare fisicamente a fianco al destinatario della preghiera, no? Altrimenti per pregare per qualcuno dovremmo sempre avercelo di fronte, no? Se c'è mio nonno che vive a 500 km da me, che faccio? Non prego per lui perché non mi sta vicino, insomma, no? Questo è evidente, che la preghiera non ha bisogno della presenza delle persone, ma conta l'intenzione che Dio vede, tra l'altro, insomma, per l'Altissimo non ci sono, diciamo così, confini e limiti di spazio e nemmeno di tempo per altri aspetti, per certi aspetti, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Galipolizza scrive: ieri ho letto un articolo sul sacerdozio che parlava anche dei diaconi. Ho capito che anche per i diaconi vale il discorso della continenza. Forse per questo viene chiesto il consenso alla moglie. No, Galipolizzo, per i diaconi non viene richiesta nell'attuale disciplina alcuna continenza. Il consenso della moglie è necessario perché comunque il diacono svolge un servizio ecclesiale e, essendo legato da un sacramento del matrimonio, non potrebbe fare una cosa di questo genere se la moglie non fosse d'accordo, ma non è un problema di continenza. Poi, che sia, come dire, opportuno o non opportuno esigere la continenza anche da un diacono, questa è una cosa di cui si può parlare certamente come in prospettiva di eventuali mutamenti di disciplina, perché la disciplina attuale, che bisogna evidentemente osservare e rispettare, è che può accedere al diaconato permanente anche chi vive nel sacramento del matrimonio, senza che questo accesso comporti l'obbligo della continenza. Ecco. Il gatto Io dice: buonasera caro padre, mi chiedevo, nel caso in cui una coppia abbia avuto rapporti prima del matrimonio e poi
Dopo i coniugi si fanno battute volgari a doppio senso, questa sorta di impurità viene assorbita anche consapevolmente dai figli. Ma il gatto, io questo cioè su questi assorbimenti non saprei che cosa dire, no? Ecco, quindi la sessualità fuori del matrimonio è cosa grave da non praticarsi, ed è un peccato grave contro il sesto comandamento, così come il fare battute volgari a doppio senso, perché esiste una castità anche coniugale, cioè i coniugi che hanno comunque, diciamo, facoltà di accesso e di conoscenza anche della dimensione sessuale in ordine alla relazionalità uomo-donna, non sono per questo, diciamo così, autorizzati a fare qualunque cosa, a usare un linguaggio di certo genere o a ogni sorta e tipo di pratica. Insomma, io ho fatto tante catechesi anche molto chiare, insomma, su questi argomenti negli anni passati, e sono facilmente reperibili tuttora adesso online. Quindi le battute a doppio senso, volgari, eccetera, non si fanno neanche tra marito e moglie, perché c'è sempre un'aura di rispetto e di decoro e di decenza che viene vissuto anche nel rapporto di coppia. Basta leggere qualcosa sulle esperienze delle sante coppie cristiane. Io raccomando sempre gli scritti, anche le lettere d'amore che si sono scambiati Gianna Beretta Molla col marito, con Pietro Molla. Io, ad aver letto o sentito, insomma, qualcuna di quelle lettere, ti fanno commuovere il cuore, insomma, perché ti fanno veramente vedere quanto è bello e profondo e bello proprio l'amore umano, e come due figli di Dio lo vivono, perché lì erano sicuramente due figli di Dio. Quindi anche con tutta quanta la bellezza di una sessualità appunto bella e ordinata, quindi vissuta bene all'interno del matrimonio, ma sempre con quel grandissimo rispetto, decoro e decenza, che abbraccia anche questa sfera della vita, e che i coniugi si, come dire, scambiano e si riconoscono l'uno con l'altro. Ok, poi c'è Chiara Leonilde. Buonasera, don Leonardo. Come si pone la manifestazione del regno della divina volontà nel mondo rispetto all'Apocalisse e quanto detto al riguardo a Maria Valtorta? Chiara Leonilde, io non sono assolutamente in grado di rispondere a queste domande, perché il libro dell'Apocalisse è un libro, come Gesù stesso dice nel testo stesso, sigillato. Ecco, quindi sigillato vuol dire che la comprensione esatta, particolareggiata e specifica di quello che c'è scritto non è cosa possibile senza una grazia straordinaria dello Spirito Santo che tolga qualche sigillo e che dia qualche luce, insomma, no? A me non è stata data, insomma. Da quello che a suo tempo studiai su interpreti, su testi di esegesi che si sono scervellati sull'Apocalisse, insomma, certo c'è qualche chiave di decodificazione, di lettura, ma non fino a giungere ad una chiarezza assoluta del contenuto di questo libro oscuro, insomma, no? Così come gli scritti di Maria Valtorta sono qualcosa, insomma, anche questo di vastissimo, per certi aspetti ancora più vasto, insomma, degli scritti di Luisa Piccarreta, per cui distinti, ecco perché Gesù non rivela, cioè la storia dei santi e della mistica fa anche comprendere come Gesù, scegliendo persone diverse, ad ogni persona dice qualche cosa di specifico e di particolare, cioè non dice a tutti quanti i santi e a tutti i mistici le stesse cose, perché sennò ci sarebbe ragione di essere, insomma, no? Quindi il dono che lui ha voluto fare a chi lo accoglie attraverso Maria Valtorta è differente da quello che ha voluto fare tramite Luisa Piccarreta. Ecco, più di questo non saprei cosa aggiungere. Arcturus Goldrake dice:
Come confessarsi di sentire rancore verso una persona che non si è riuscita a perdonare? Ma queste sono cose innanzitutto da parlare in sede confessionale, perché il Signore chiede per poter ricevere l'assoluzione, cioè il rancore è un sentimento, d'accordo? Quindi che è una passione che se si avverte, l'avvertirla di per sé non è peccato, ma è il consentire a ciò che si avverte che è peccato. Quindi è il rancore consentito. Quindi per ottenere il perdono di Dio bisogna, come dice Gesù nel Vangelo, aver perdonato di cuore ai nostri fratelli. Così farà il Padre mio a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore ai vostri fratelli, è la finale della parabola del servo spietato. E quando Gesù insegna il Padre nostro, dice: se non perdonerete agli uomini le loro colpe, neanche il Padre mio perdonerà le vostre. Quindi non si può chiedere a Dio il perdono se non si è perdonato il prossimo. Sentire il rancore è una cosa dipendente dalle nostre passioni, ma questo non deve inibire e non deve coinvolgere la volontà di perdonare, e che si manifesta attraverso dei segni concreti, tipo come dice Gesù, salutare la persona, essere educata nei suoi confronti, pregare per lei e non parlarne male, ecco, non nutrire sentimenti di odio e di rancore verso, non sentirli, perché quelli purtroppo a causa della nostra miseria possono essere sentiti, ma non nutrirli, quindi non alimentarli, non consentirli, non assecondarli, perché se questo non c'è, e questo il Signore lo vede nel cuore, tu devi confessare quanto ti pare, ma il perdono di Dio non arriva, perché a quello che dice Gesù, a chi non perdona di cuore il proprio fratello, il Padre non perdona. Sapete, anche di questo ne ho parlato tante volte, no? La soluzione del sacerdote nel sacramento della confessione è un gesto costitutivo, quello è un sacramento. Ecco, cioè è il momento in cui il sacerdote pronuncia la formula "io ti assolvo", che tu vieni assolto e liberato dai peccati, a condizione però che quelli che si chiamano tecnicamente la quasi materia della confessione sia presente, cioè il pentimento e la confessione integra. Perché se uno di questi due manca, il sacerdote, a meno che non abbia doni straordinari, non può saperlo. Il sacerdote, anche quando il sacerdote dice "io ti assolvo dai tuoi peccati", la mano di Gesù non ci sta sopra quella del sacerdote, perché Dio perdona solo chi è pentito e chi confessa senza veli e senza vergogna, per specie, numero e circostanza, quando si tratta di peccati gravi, i peccati commessi. Graziella Calandrino scrive: "Salve padre, qual è la cosa migliore che possiamo fare per un nostro caro defunto? Messa, novena, eccetera. La cosa migliore è far celebrare un ciclo di messe gregoriane. Non esiste cosa più grande che si possa fare. Le messe gregoriane chiaramente bisogna farle celebrare da un sacerdote che abbia la possibilità di farlo. Quindi un sacerdote che non sia, per esempio, parroco, in una parrocchia è impossibile avere le messe gregoriane, perché per ovvie ragioni, insomma, un sacerdote ha ordinariamente molte intenzioni da assolvere, quindi non può prendersi l'impegno di fare 30 messe consecutive per una stessa intenzione. Ma ci sono sacerdoti, non parroci, monasteri e tanti altri luoghi. C'è anche un sito web, c'è un po' di pubblicità, che è l'Aiuto alla Chiesa che soffre, e che ha proprio il compito di distribuire queste messe, specialmente le messe gregoriane, ai sacerdoti poveri del mondo intero che non hanno intenzioni. Quindi si fa una duplice opera di carità, perché l'opera di carità sia verso il defunto che verso un povero prete, povero appunto, che campa con l'intenzione di messe e che con quei 300 euro di quel ciclo di messe gregoriane magari mangia per un mese. Non c'è niente di più grande che la messa, quindi se uno non può far celebrare le messe gregoriane perché non ha la possibilità, più messe vengono fatte celebrare meglio è. Poi certamente vengono anche le novene, la corona dei 100 requiem, il rosario, per carità, qualunque cosa, le comunioni offerte in suffragio, cioè per i defunti si possono fare
tanti suffragi, ma non c'è niente paragonabile ad una messa. Ianto Ernesto dice: buonasera, cosa fare con le medaglie miracolose dette massoniche? Una volta benedette si possono tenere, grazie. Allora, su questo argomento io non sono un esperto in merito, perché ho già detto altre volte che vigono opinioni contrastanti, perché c'è chi dice che queste cosiddette medaglie massoniche, che anche qui bisogna vedere quanto si ritengono attendibili certe ricostruzioni. Ci sono le posizioni delle stelle. Certamente la medaglia miracolosa originale che si prende a Rudy Bach è fatta in un certo modo, e a mio avviso è sempre più sicuro, ecco, trovare una medaglia che riproduca esattamente come è fatta la medaglia miracolosa originale, quindi con con la scritta, la M, la croce, la I in forma orizzontale, con le stelle a 5 punti, non a 6, e disposte 6 da una parte e 6 dall'altra, non con le stelle al vertice dell'ovale e in basso all'ovale, come dovrebbero essere queste medaglie massoniche. Io dico, vero o non vero, è sempre preferibile, cioè quando c'è una cosa dubbia, d'accordo, è sempre preferibile andare sul sicuro. Cioè, noi non tutte le cose che riguardano la fede possiamo affermarle con certezza politica, categorica, assoluta, d'accordo? Io ho sentito parlare delle medaglie massoniche, ne ho parlato delle medaglie massoniche, e se non ricordo male, perché insomma non è che sono un computer ambulante, non mi ricordo se sulle medaglie massoniche o sui rosari massoniche anche qualche esorcista di fama ha detto: una volta che sono benedetti basta che ne fai buon uso, non possono farti del male. Qualcun altro ha delle posizioni più rigide, più intransigenti, dice: no, bisogna eliminarle, e cercare l'eliminazione basandosi su alcune cose insomma che suggeriscono sempre alcuni esorcisti. C'è chi dice: se un oggetto sacro generalmente o va sotterrato sottoterra o va disperso in un corso d'acqua, il mare insomma, in un fiume o cose di questo genere, perché non si può buttare nella spazzatura, oppure bisogna in qualche modo, se si ha la possibilità, distruggerlo, quindi polverizzarlo, farlo a mille pezzi, insomma cose del genere. Quindi su queste cose qui non esiste una regola assoluta, quindi esistono delle posizioni differenti. Io suggerisco, per quanto sta in me, di andare sempre sul sicuro, d'accordo? Perché se uno va sul sicuro sta più sicuro, se uno va sul meno sicuro sta meno sicuro. Quindi anche perché su ste cose insomma meno si rischia, diciamo così, e meglio è. Vincenzo Corrupato scrive: padre, che ne pensa, ci possono papi eretici? Io so che Papa Liberio, pur di conservare la poltrona papale, aderì all'arianesimo come voleva l'imperatore romano. Ma insomma, Papa Liberio, Vincenzo Corrupato, Papa Liberio era il papa che ha ricevuto insomma il sogno della coppia di coniugi romani e che ha assistito alla nevicata sul colle Esquilino, sulla base del quale è stata costruita la chiesa di Santa Maria Maggiore, insomma, quindi che Papa Liberio, io adesso non ricordo tutto il corso di storia della chiesa, aderisse all'arianesimo perché voleva conservare la poltrona papale, insomma, io sarei molto, molto, molto cauto in queste affermazioni, in senso corrupato mio, insomma. Molto molto cauto. Quindi quello che io so è questo, è certo, questo, che Papa Liberio era il papa che ha assistito alla nevicata e che ha sognato la Madonna così come i due coniugi, eccetera eccetera, è sicuro, insomma. Quindi non escludo insomma che sia vero quello, perché non ricordo adesso, che evidentemente ho già detto da poco, detto che non sono un computer ambulante, quindi non ricordo tutte le storie di tutti quanti i papi di 2000 anni di storia della Chiesa, che tra l'altro in teologia si studia in 3 anni, insomma, no? Quindi
non ho nessun dottorato in storia della Chiesa, quindi non ci metterei le mani sul fuoco. Quello che l'ho detto è sicuro, ecco, e sta storia del Papa eretico, spero che non sia una solita polemica, non dire che sull'attuale pontificato, insomma, che ritornano continuamente storie di questo genere. Io non sono molto esperto su questa cosa qui, perché questo è un problema anche questo di canonisti. So che ci sono state diatribe nel corso della storia. Quello che io ricordo è che un papa che fosse formalmente eretico, cioè che dicesse un'eresia formale vuol dire che afferma esplicitamente e chiaramente una verità. Assolutamente, una cosa assolutamente contraria ad una verità di fede. Se dovesse dire una cosa di questo genere, questo è quello che io ricordo che qualcuno diceva e dovrebbe essere il pensiero dominante, perciò stesso cesserebbe di essere papa. Il problema è che questo principio cozza con un canone tuttora vigente del codice di diritto canonico, che la prima sede anemine io. E iudiceatur, cioè chi è che giudicherebbe una cosa di questo genere, dato che il Papa non può essere giudicato da nessuno. Quindi il discorso è abbastanza complesso, però bisogna essere molto cauti e calmi, ecco, in queste cose, insomma, perché che io sappia, che io ricordi, però non sono un esperto di storia della Chiesa. Non sono successi cose di questo genere nel corso della storia, insomma, lo ritengo molto molto improbabile che un papa possa essere eretico, insomma, perché sembrerebbe una contraddizione in termini, dato che il ministero petrino è garantito dallo Spirito Santo e che non si discute, non si tocca, perché è un fondamento, un pilastro della Chiesa Cattolica. Ha proprio come ratio, come disse Gesù a Pietro, proprio quello di confermare i fratelli nella fede, insomma, no? Quindi non di andare a diffondere cose che della fede sono assolutamente il contrario. I supermercati non sono servizi pubblici, Gerry Amoruso. Servizi pubblici sono, che ne so, i ristoranti, i bar, insomma, quelli che provvedono servizi pubblici essenziali, insomma, no? Quindi supermercato è una cosa che non è indispensabile che sia aperta in un giorno festivo, tant'è vero che non sono stati aperti per tanti anni, insomma, e nessuno si è morto di fame, insomma, no? Quindi, ecco, ho già risposto, Gerry Amoruso, come comportarsi in questo caso. John Luke, Ave Maria Padre, la violenza che si riscontra fra gli animali è frutto del peccato originale, se sì, come mai, visto che il peccato è stato commesso dagli uomini? Allora, numero uno, non si possono giudicare bene queste cose perché noi non sappiamo bene, ecco, alcune cose che riguardano né la creazione, né l'ordine stabilito e disposto da Dio, eccetera, eccetera. Il peccato certamente ridonda su tutta quanta la creazione, semplicemente perché l'uomo è il re del creato ed era il sacerdote della creazione. San Paolo scrive chiaramente nelle sue lettere che la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, perché è stata sottomessa alla caducità non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. Quindi, il male morale prodotto dal peccato dell'uomo ha toccato, ecco, sconvolgendolo in parte l'ordine naturale, però come, dove, quando e in che modo, nei minimi particolari, in quali manifestazioni, insomma, non è possibile stabilirlo con precisione certosina, ecco, quindi c'è un disordine che si manifesta anche nelle grandi cose, insomma, no? Negli sconvolgimenti naturali, nelle catastrofi, nei cataclismi, insomma, quelle sono cose che anche se gli scienziati sanno evidentemente dare delle spiegazioni razionali ragionevoli, però nell'ordine, diciamo così, filosofico, metafisico. E non sono cose che avrebbero dovuto esserci perché non sono compatibili con la perfezione e con il benessere oggettivo dell'uomo, che non avrebbe dovuto assolutamente, insomma, patire tale
forme, diciamo così, di ostilità da parte di enti creati, quali sono quelli che agiscono nei fenomeni, diciamo così, eccezionali di natura atmosferica, alluvioni, terremoti, ecco, e cose del genere. Però entrare troppo nel dettaglio e dire con precisione questo, 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 questo e quest'altro non è possibile farlo. Questo lo sapremo nell'altro mondo e lo sa il nostro Signore. Felice Papa Lia scrive: buonasera Don Leonardo, vorrei chiederle, considerando che la Madonna era Immacolata, prima ancora che la Chiesa ne istituisse il dogma, si può considerare santa per esempio Luisa Piccarreta, anche se ancora non è salita all'Unione degli Altari? Grazie. Assolutamente no. Assolutamente no, perché a parte che il fatto è completamente differente, no? Quindi, insomma, la Madonna è una creatura unica e anche prima che fosse definito il dogma, tante tradizioni, sia nell'Oriente che nell'Occidente, parlavano di lei come la tutta santa, la Panagia, insomma, quindi c'era già un diffuso sensus fidei. È evidente, insomma, che la santità è qualcosa che è inerente alla persona e che se c'è, c'è, se non c'è, non c'è. D'accordo? Cioè, una persona non è che diventa santa quando la Chiesa la dichiara tale, ma il fatto che la Chiesa dichiara una persona santa dà a noi la certezza che quella è santa e che quindi può essere pubblicamente venerata. Come ha scritto Papa Francesco nella lettera Gaudete et exsultate sulla santità, ci sono molti santi, lui li chiama i santi della porta accanto, tra le altre cose, che non saranno mai canonizzati, eppure sono santi. Ecco, che non siano canonizzati vuol dire che non è possibile pubblicamente venerarli, quindi rivolgergli preghiere pubbliche, fare la messa in onore di quel santo, fare una pubblica novena in onore di quel santo, nominare quel santo nelle litanie ufficiali della Chiesa, nelle litanie dei santi, nelle litanie che si fanno prima dell'ordinazione del sacerdote, eccetera, eccetera. Quindi non gli è consentito un culto pubblico ufficiale, né il giudizio personale di un singolo fedele, secondo me quello è santo. Cioè, può essere, diciamo, invocato come criterio o come parametro di santificazione. Ecco, quando la Chiesa canonizza una persona, noi dobbiamo essere, come dire, moralmente certi che quella persona sicuramente non sta all'inferno, ecco, ma appartiene alla schiera dei beati e quindi può essere sottoposta alla pubblica venerazione. Quindi, come esempio da seguire e come celeste intercessore e come, evidentemente, sempre in Cristo, per Cristo e con Cristo, e come anche figura da venerare con gesti pubblici, ecco, di culto e di devozione. Buonasera padre, fra Francis 65, in che senso lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili? Io non ne ho idea, fra Franci, quindi non ho una così grande conoscenza approfondita dello Spirito Santo. È un'espressione che usa San Paolo, probabilmente San Paolo, da grande santo e grande mistico qual era, per usarla forse aveva una cognizione di causa. Quello che si può dire teologicamente è che lo Spirito Santo, che abita nel cuore di un credente per mezzo della grazia santificante, certamente svolge una misteriosa opera di intercessione, appunto a favore dell'anima in grazia, e punto. Io più di questo, insomma, non so dire, perché non so in cosa si esplicano questi gemiti inesprimibili, no? Quindi non so se qualcuno possa sapere cose di questo genere in questo mondo, no? Smith Stinga riscrive: Gesù disse che gli ebrei resero il culto di un insieme di regole da rispettare. Molti lo pensano del cristianesimo oggi. Come rispondere a questa obiezione? Ma Gesù non ha mai detto che gli ebrei resero il culto di un insieme di regole da rispettare.
anche perché Gesù è vissuto come un ebreo, questo penso che nessuno si scandalizzerà, e Gesù ha osservato perfettamente tutta quanta la legge ebraica fino all'ultima cena compresa, perché nell'ultima cena Gesù stava celebrando la Pasqua ebraica, poi in quel contesto stava per andarsene il giorno dopo, ha istituito l'Eucaristia e quindi la nuova ed eterna alleanza, quindi ha segnato un momento di transizione, quindi che poi ci fossero alcuni ebrei che avevano, come dire, fatto degenerare la fede ebraica in una serie di prescrizioni, decreti legalistici, soverchi, pletorici, insomma, che andavano anche a oscurare il senso profondo della legge, questo Gesù l'ha sempre detto e lo ha combattuto. Ma non è che l'ebraismo era un insieme di regole da rispettare, d'accordo? Anche perché nell'ebraismo, così come nel cristianesimo, ci sono anche delle regole da rispettare, evidentemente, perché i 10 comandamenti c'erano allora e c'erano oggi, e su quelli non si muove nessuno. È evidente che la visione di una religione semplicemente moralistica con un insieme di norme da rispettare è assolutamente, meno che mai questo può avere il cristianesimo è innanzitutto una rivelazione dell'amore di Dio che si è fatto vicino all'uomo con l'incarnazione e con la redenzione operata da Cristo, e il figlio di Dio incarnato e crocifisso per noi, no? Quindi è chiaro però che questo comporta anche poi uno stile di vita che però si inserisce dentro un contesto, diciamo così, globale, cioè ai discorsi, diciamo così, un po' da strada o da bar, un pochino qualunquistici, ecco, non è che c'è una risposta, un'obiezione, rispondi questo qui. Quindi, il cristianesimo non è semplicemente un insieme di regole da rispettare, se non nella visione abbastanza, diciamo così, limitata e ristretta, che può avere qualche persona non sempre buona, in perfetta buona fede, insomma, no? Quindi bene, inquisitore SR Ecclesie, Ave Maria, per i sacerdoti è obbligatorio indossare il Saturno? Assolutamente no, cioè, non lo era prima, a quanto io ne so, insomma, perché e non lo è oggi, insomma, meno che mai, insomma, oggi, insomma, non lo è. Sì, fra Albertini sta scrivendo una serie di cose, insomma, frastagliate, però sinceramente io non riesco a individuare in mezzo a tutte quante queste frasi una domanda, per cui se riesce a sintetizzare in un solo posto quello che desidera sapere, sarebbe meglio. Rosy Biffi scrive: perché hanno fatto una nuova Bibbia? Hanno fatto una nuova Bibbia a chi? La nuova Bibbia? Chi lo sappia, non esiste nessuna nuova Bibbia, insomma, la Bibbia è sempre la stessa, e ci sono dei codici molto molto autorevoli, insomma, che sono normativi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Le cose che vengono fatte periodicamente sono degli aggiornamenti delle traduzioni in lingua volgare, questo sì, ma la nuova Bibbia non l'ha mai fatta nessuno, insomma, no? Quindi non so che cosa intenda Rosy Biffi con questa cosa. Strada facendo troverai, scrive: esistono mistici taumaturghi viventi in Italia? Io non ho la più pallida idea, quindi non saprei che cosa rispondere. Che io abbia mia conoscenza, mistici taumaturghi, io conoscevo quando era ancora viva Natuzza, insomma, che non era una taumaturga, ma era un'anima santa, insomma, che stava in contatto con l'anima del purgatorio, insomma, poi non... mistici taumaturghi viventi in Italia non ho proprio idea. Maria Pia 83 scrive: buonasera Don Leonardo, durante la confessione il sacerdote è obbligato a tenere la stola o può confessare anche senza? Ordinariamente certamente sì, che la stola è prevista. Può succedere che ci siano delle situazioni, delle circostanze in cui la stola non c'è. Ecco, sabato scorso sono accompagnato al pellegrinaggio parrocchiale, ecco,
con le valenze. Qualcuno mi ha chiesto di confessarlo, io purtroppo ho dimenticato, io ho come dire, una stolettina piccola da viaggio che me la porto dietro, ma l'ho dimenticata. E quindi, stando fuori contesto, stando fuori da una sacrestia, stando fuori da un luogo sacro, mi ha chiesto di confessarla. È chiaro che io sono sempre sacerdote e quindi posso amministrare in caso di necessità il sacramento anche senza l'uso della stola. No? I parametri liturgici prescritti non sono mai, come dire, vincolanti o influenti sulla validità di un sacramento, attengono al decoro con cui esso deve venire celebrato. Quindi è chiaro che se io stessi in chiesa e volontariamente non mi metto la stola perché non mi va o per disprezzo per altre cose, questa è una cosa che non va bene, insomma, questa è una cosa che non va bene soprattutto per il sacerdote. Ecco, in caso di necessità è chiaro che si può confessare anche senza. Parolga.7 scrive: buonasera Don Leonardo, vorrei chiedere in modo più chiaro se i nostri crudeli rancori verso una persona ormai defunta possono questi stessi rancori trattenere quell'anima in purgatorio, grazie. Ho sentito dire, non mi ricordo dove, da chi, qualcosa di questo genere, però non mi ricordo né dove né da chi. E certamente questa cosa, se uno ci pensa, potrebbe non essere ballerina e campata in aria, perché se una persona che ha subito un torto ne chiede la soddisfazione, la giustizia dinanzi a Dio, e in teoria avrebbe ragione di chiederla, anche se il nostro Signore dice: beh, tu vuoi giustizia, poi sta attento che te la faccio pure io con te. Però se giustizia è giusto chiederla, giustizia è giusto farla. Ecco. Quindi questa cosa qui si può pensare, certamente non è un dogma di fede, che possa avere un certo fondamento. Per cui il perdono, che è sempre buono darlo a tutti, è quanto mai raccomandabile darlo ai defunti, perché questa cosa potrebbe essere fondata, a mio avviso. Allora scorro ancora un pochino. Allora, qui fra Albertini, no, Galipolizza dice: cosa significa settimo cielo? Settimo cielo, secondo la conformazione tradizionale del paradiso, e questo basta aver letto anche Dante Alighieri, insomma, la Divina Commedia, e c'erano dei cerchi che vanno sempre più verso l'alto, quindi verso il cosiddetto trono di Dio, cioè il cielo empirico, che è appunto il settimo cielo, che è diciamo la sede dove la Santissima Trinità, come dire, tra virgolette, abita, nel senso che pur essendo presente dappertutto ha comunque un luogo, chiamiamolo così, ma bisogna metterci molte virgolette, dove la si contempla, la si adora nella sua essenza, insomma, no? Dinanzi a cui stanno i sette angeli assistenti di cui parla il profeta Daniele, eccetera. E diciamo che questa struttura del paradiso ha un fondamento biblico, perché San Paolo, nella prima lettera o seconda Corinzia, se mi ricordo, quando racconta delle sue esperienze mistiche, anche se parla di conosco un uomo, dice che fu rapito fino al terzo cielo. E comunque possiamo ritenere certamente attendibile queste cose, anche se non adesso in questa vita non siamo molto consapevoli, insomma, no? Di cosa questo possa essere, di cosa possa di fatto rappresentare e significare, no? Purtroppo non abbiamo neanche la minima cognizione di quanto sia bello Dio, di come sia in se stesso, insomma, quindi
queste cose non riusciamo molto bene a rappresentarcele. Fra Albertini 6709 dice: il diacono è pulito come un sacerdote, o era meglio non toccare i sacerdoti e confondere? Non si capisce molto bene neanche qui. Più sotto scrive: la castità non è un dono per loro. Allora, ripeto, il diaconato permanente nell'attuale disciplina della Chiesa è possibile, è accessibile anche a un fedele laico di sesso maschile che vive nel matrimonio senza che per questo vi debba rinunciare. Questo non vuol dire non essere puliti, d'accordo? Cioè, perché ecco, evidentemente la sessualità santamente vissuta nel matrimonio non rende sporco una persona. C'è da, come dire, da eventualmente considerare se può essere opportuno, non adesso, cioè in vista di eventuali riforme future, chiedere anche a un diacono non il dono del celibato, perché non ce l'ha, ma il dono della continenza. Anche in questi giorni, in tanti discorsi stanno facendo sul celibato ecclesiastico, sì e no, destra e sinistra, qualcuno ha giustamente detto sì. Che il celibato non sia un requisito per essere ordinato prete è noto, perché San Pietro c'aveva la moglie senza nessun dubbio, d'accordo? C'aveva la suocera, quindi c'aveva la moglie, quindi capite, se il celibato fosse un requisito ad validità e ordinazione, vorrebbe dire che San Pietro prete non c'è diventato mai, perché la moglie ce l'aveva, d'accordo? Ecco, però quello che Gesù chiese a chi si metteva al suo servizio, anche se sposato, era la continenza. Quindi va bene, sei stato sposato, ma vieni al mio servizio e da oggi in poi sarai continente. Per cui questo che significa? In casi del tutto eccezionali, io ho conosciuto casi di questo genere, perché con il consenso della moglie, evidentemente questa poi è una cosa che il vescovo, che ogni vescovo dovrebbe valutare, ma una persona che è sposata può diventare prete. Ecco, proprio perché il celibato ecclesiastico non è una cosa ad validitatem sacramenti. Il problema è che se diventa prete, con la moglie non ci può più stare come marito e moglie, quindi deve scegliere la continenza, che sono due cose differenti. La continenza vuol dire che anche se sei sposato e anche se continui a essere, come dire, sessualmente attivo, come si dice oggi, nel senso che è tutto quanto ok e sei potenzialmente attivo, tu per amore di Gesù e del regno di Dio offri questo sacrificio e non eserciti. Scusate, sono così ecco, esplicito. Ecco. Questa è una cosa su cui si può discutere, insomma. Il diaconato non ha natura sacerdotale, è il primo grado dell'ordine sacro, ma il diacono viene ordinato, segna la Chiesa, per il ministero, quindi per il servizio, non per il sacerdozio. Un tempo, se uno diventava diacono, non si poteva più sposare e basta. E avevamo i diaconi permanenti, perché San Lorenzo era un diacono permanente. Lo chiameremo così, San Francesco d'Assisi era un diacono permanente, quindi anche i diaconi vivevano in perfetta castità. Ripeto, adesso con la nuova disciplina della Chiesa che bisogna rispettare, perché è vigente e quindi questa c'è e questa si rispetta, quindi è aperto l'accesso al diaconato permanente anche alle persone sposate senza che sia chiesta la continenza. È evidente che su questo punto qui, ripeto, in vista di eventuali sviluppi futuri, ci si può, fermo restando il rispetto della normativa vigente, interrogare. È giusto, non è giusto, è opportuno, non è opportuno, dato che oggi si interroga su tante cose. Ecco, e per quando, queste norme che si chiamano disciplinari, le norme disciplinari non sono dogmi di fede, per cui non è che uno che si mette a ragionare sull'opportunità della vigenza o del mantenere una norma disciplinare è eretico, o cade in errore, o giudica la Chiesa, o giudica il Magistero. No, sono norme, certamente il diritto canonico
è legge umana, ma è legge della Chiesa, bisogna rispettarla. Ecco, però anche nello Stato le leggi cambiano, d'accordo? E nella Chiesa le leggi cambiano. Fino agli anni 60 nessuno poteva prendere la comunione in mano, dopo si è cominciato a prendere, d'accordo? Per una serie di vicissitudini. Non è escluso che domani questa cosa sia cambiata e nessuno la possa più riprendere. Ecco, io personalmente non ho mai fatto un mistero che non sono molto entusiasta, usando un eufemismo, insomma, di questa cosa, per i pericoli che essa comporta. Pur non essendo molto entusiasta come sacerdote, non posso fare altro che rispettare le norme vigenti, d'accordo? E adesso mi attengo. Ecco, quindi cerchiamo di tenere presente, insomma, queste cose. L'importante è che si mantengano sempre toni bassi, ecco, toni moderati, toni equilibrati, toni che appunto favoriscono una riflessione pacata su tante cose, un confronto sereno e basta. Ecco. Felice Papalia scrive, mi mancano 27 secondi, vediamo che domanda è. È possibile che siano estinti al di fuori dell'Italia altre anime elette come Luisa Piccarreta che abbiano ricevuto il dono della Divina Volontà? Allora, possibile o non possibile? Non lo sappiamo, Felice Papalia, quindi noi stiamo a quello che sappiamo, così come nelle cose sicure. La mia benedizione a tutti, alla prossima settimana se Dio vuole, Ave Maria.